Prima si diceva vado in vacanza e stacco la spina, ed era davvero così. Oggi tutto è cambiato, diventa difficile rinunciare al tablet e ai social network. Così, due italiani su tre, tra i 20 e i 40 anni, faranno le vacanze rimanendo connessi ai social network, per lo più grazie allo smartphone. Lo rivela un recente studio dell'Eurodap, associazione europea disturbi da attacchi di panico, che punta la lente di ingrandimento sulle vacanze degli italiani 2.0. Secondo questa fotografia, in tanti non rinunceranno ad aggiornare il proprio profilo Facebook o Twitter pur stando in vacanza. Un effetto calamita che ridurrà fortemente il beneficio delle ferie, avvertono dall'Eurodap. Un problema in più per il popolo dei tecnostressati, quasi 2 milioni di persone, fra cui operatori di call center, pubblicitari e commercialisti. Partendo dall'assunto che in Italia esistono 7,3 milioni di mobile workers, secondo i dati di Assinform, noi abbiamo identificato appunto 9 categorie per un totale di 1.846.000 lavoratori. Il tecnostress purtroppo non va in vacanza, anzi è il contrario. Un malessere fisico con sintomi anche pesanti. Il rischio è che gli effetti sulla salute del tecnostress, che possono essere anche molto gravi, mal di testa, insonnia, ipertensione, disturbi gastrointestinali, addirittura calo del desiderio, e questo solo per citarne alcuni, ce li portiamo in vacanza. Rimanere in contatto con i cyber amici come se dovessimo sempre controllare cosa fanno, ma anche far sapere a tutti cosa facciamo noi in cerca di un mi piace, produce sicuramente stress. Ma allora, quali sono i rimedi per staccare davvero la spina? Consiglio sempre di praticare tecniche olistiche come la meditazione, lo yoga oppure lo sport. Sono tutte quelle tecniche in qualche modo che aiutano e facilitano il rilassamento psicofisico e psicocorporeo. E per chi poi di ritorno dalle vacanze non ci è riuscito? Al rientro dalle vacanze la nostra Onlus organizza da 6 anni un evento che si chiama No Technostress Day, intorno alla prima settimana di settembre, in cui noi invitiamo i lavoratori digitali e i potenziali tecnostressati a partecipare ad iniziative benessere e olistiche in tutta Italia. Quest'anno abbiamo una novità, presentiamo la prima guida ai luoghi e alle tecniche e ai metodi per prevenire il tecnostress, che sarà poi distribuita all'interno di importanti aziende di information technology. Una ciambella di salvataggio per gli schiavi di tablet e PC.